Vedremo adesso rapidamente gli archivi di tecnici e imprese. Le funzionalità sono le medesime di quelle che abbiamo visto all'interno dell'archivio clienti, quindi anche nei tecnici posso effettuare una ricerca, se ovviamente ho già inserito qualcosa, e posso andare ad aggiungere un nuovo tecnico. Nuovo tecnico, vado a inserire i dati del professionista, tutti quanti quelli che mi interessano, più i dati di iscrizione ad ordine o collegio e i dati dello studio. Una volta che ho fatto questa operazione, mi ritroverò il tecnico all'interno dell'archivio. Idem, stesso discorso vale per le imprese. Anche qui ce ne sono già alcune inserite, anche qui la ricerca molto veloce, piuttosto che la gestione di una nuova impresa. Quindi nuova impresa, i dati dell'impresa, la sede legale, dati di iscrizione al registro. Abbiamo pensato di inserire questi archivi all'interno di Pratico perché tutti questi dati, una volta inseriti, velocizzeranno di molto quella che è la creazione delle pratiche come SCIA, DIA, CIL, CILA, eccetera.